influenza e malattie da raffreddamento, mali di stagione, e ne parliamo con la dottoressa Angela Ricci, farmacista. Rimedi naturali, vero dottoressa? Sì, rimedi naturali. In particolare ti volevo parlare della prevenzione. E che quella è importante. E della cura, ma soprattutto della prevenzione. Ormai ci siamo lasciate alle spalle l'estate, quindi la bella stagione, sì. E siamo entrati in autunno e poi successivamente in inverno, quindi questi sbalzi, questo sbalzo di temperatura e soprattutto questa condizione anche sia psicologica che fisica nell'affrontare le malattie da raffreddamento ci porta a indebolirsi un pochino. Sia lei che io abbiamo tutti e due il raffreddore. Esatto. Tutte e due. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo predisporre il nostro organismo ad essere forte e combattivo rispetto all'attacco di virus e di batteri. Quindi anche il sistema immunitario, sollecitarlo, certo, sistema immunitario. Questo è molto importante e non sempre si riesce a percepire subito, perché qualche volta mi è capitato che persone mi dicano: ma io sto bene, sono in salute, perché devo prendere dei prodotti ora che sto bene? L'importante è proprio quello, nel senso mantenere questo stato di salute. Certo. Quindi io consiglio sempre in questa stagione, anzi addirittura prima, comunque, di prendere dei prodotti sia per adulti che per bambini a base di echinacea, vitamina C, papaya fermentata, oppure anche benissimo funzionano gli oligoelementi, rame, oro e argento. Certo. Prodotti che riescono in maniera sinergica ad alzare le nostre difese immunitarie. Sono tutte cose che sono contenute anche nel cibo, ma a volte uno con il cibo non riesce. Anche perché le vitamine al calore si disperdono, quindi si distruggono. Quindi ci vuole un aiuto un pochino più incisivo. È importantissima l'alimentazione, è la prima medicina l'alimentazione. Io se penso alla vitamina C, adesso agli agrumi, certo. Voglio dire, anche una bella spremuta tutti i giorni con tre arance. Aiuta, però per fare proprio il fabbisogno vitaminico ci vorrebbe di mangiare 10-15 arance, cioè, non lo possiamo fare. No. Quindi per i bambini ci sono soluzioni in forma liquida, molto piacevoli anche al gusto, e una somministrazione al giorno, per esempio, fatta per una decina di giorni per ogni mese, nei mesi invernali, quindi 10 giorni al mese per tre cicli, quindi per tre mesi, danno una bella copertura, certo. O perlomeno attivano quei nostri sistemi di difesa che sono importantissimi in questa stagione. Sì, perché ribadisco, frescate, caldo, freddo, ovviamente si sta parlando di raffreddore, mal di gola, tosse, quindi le prime vie aeree respiratorie, ed è importantissimo appunto curarle all'inizio del sintomo. Quindi come cura all'inizio, che ognuno di noi, no, ha delle avvisaglie, ma anche fragilità, sì. Un pochino di debolezze, no? C'è chi ce l'ha, per esempio come me, a livello della gola. Io pure. Subito la gola mi prende. Alcuni invece hanno più problemi di raffreddore. Quindi ai primi sintomi è importantissimo subito bloccare, ma non per bloccare la malattia, ma per aiutare ad affrontare meglio queste sintomatologie. Per farle anche durare di meno e sopportarle meglio. E non arrivare all'utilizzo, che è smodato, ti assicuro, di antibiotici e cortisone. Che è una cosa. Anche nei bambini. Poi, soprattutto nei bambini, che vengono spesso intossicati da questi farmaci di cui non hanno proprio bisogno, ti assicuro. Allora, l'ha detto lei, è il mio pensiero, ma io non sono nessuno per dirlo. Il problema prendendo anche questi, ci sono sia per bambini che per adulti, ripeto, forma liquida e forma farmaceutica in compresse, tre compresse al giorno o tre dosatori di misurino, di certo. Sciroppino al giorno. A base sono questi prodotti di echinacea, di zinco, di selenio, di vitamina C sempre. Poi abbiamo dentro marrubio, eleuterococco per
tenersi anche un pochino, certo, su, perché debilita, certo, no? Comunque mi sembra di capire che la stessa cura si può fare come prevenzione, sì, anche, e anche durante queste malattie da raffreddamento, eccetera. Anche perché queste aiutano, proteggono, fanno dei film sulla mucosa in modo tale che i batteri e i virus non penetrino dentro le nostre mucose e si riproducano. Come in un impermeabile. Esatto, come uno scudo di protezione. Questo è molto importante perché spesso poi i farmaci, quelli classici, bloccano il raffreddore, bloccano la tosse. Invece è un modo per l'organismo, anche la tosse stessa, per espellere. Certo. Il muco viene prodotto proprio per portare fuori quello che i batteri e i virus patogeni. Quindi è molto importante non bloccare, ma lenire e curare. E con queste parole della dottoressa Angela Ricci, farmacista, la ringrazio per averci appunto parlato di come prevenire e curare influenza e malattie da raffreddamento.